coatta. Non voleva venire. Prima ha fatto credere di essere all'estero. Scoperta dai carabinieri, si è fatta trasportare con l'assistenza di medico e infermieri, dicendosi ammalata. Dopo 30 anni del collaborazionismo triestino, riaffiora questa vecchia vistosamente infagottata che tenterà di negare tutto. Signora Reis, mi faccia la cortesia, si tolga un momento quel bavero, altrimenti non posso parlarle. Anzi, lei non può parlare a me. Per cortesia, mandi via i fotografi. Ha detto per cortesia mandi via i fotografi. Le fotografie che sono state scattate, sono state scattate. Adesso basta, altrimenti il test finisce con risentirne. Ci sono levate abbastanza soddisfazioni. Risponda alle mie domande. Ha subito un processo dalla Corte d'Assise straordinaria di Trieste? Sì. Sì. È stata condannata a 20 anni di reclusione. Ma 30, il massimo. Va bene, no, no, non è esatto. Qua c'è l'incartamento. Sì. Io sono stata condannata soltanto per collaborazionismo. Mi lasci finire un momento solo. Condannata quale interprete, confidente e spia di tedeschi, sì. E con l'attenuante per il bene. Ora, dunque signora, mi ascolti bene. Lei è stata processata e è stata condannata. A noi quindi di lei... Per derubarmi, sor giudice. A noi quindi di lei, non interessa molto. Anzi, direi niente. A noi interessa molto invece quello che lei deve dire. Se lei non lo dice, quello che deve dire, allora siamo costretti a ricominciare a interessarci di lei. Mi sono spiegato? Ecco. Quindi dica quello che deve dire, seguendo la mia lettura. Sì. Consapevole della responsabilità che col giuramento assume dinanzi a Dio e agli uomini, giuri di dire la verità, nient'altro che la verità. Dica. Non ho mai detto altro che la verità in Benissimo. Vita mia. Beh, allora continui a dirla anche sì. Ora. Dunque, la domanda mia è questa, se corrisponde quanto lei ha dichiarato che circa un migliaio di ebrei siano stati deportati. Io non ho potuto mai fare un numero, non ho fatto mai, soltanto so che veniva dalla Germania, Mantopra, d'accordo. E venivano mandati via. D'accordo, ma io le domando. E altro non so. D'accordo, ma io le domando soltanto se erano una decina, un centinaio, un migliaio. Non lo so. No. Per conto mio può essere stato uno, può essere stato milioni, perché veramente. Non ho visto. Neanche. Esatto, tra l'uno e il milione ci sta proprio un migliaio. Io ero qualche ora là. Ad ogni modo lei ai carabinieri però ha detto proprio un migliaio, eh? Ai carabinieri ha detto proprio un migliaio. Ad ogni modo lei oggi non può precisare quello che ha detto ai carabinieri che si trattasse venivano proprio di venivano tutti mandati in Germania. Posso confermare che tutti gli ebrei venivano mandati in Germania, vedremo poi che non sono veramente tutti. Venivano in Germania. Non proprio tutti, però. Vado, sti fotografi, porti! Io non mi rifiuto di parlare. Ho già disposto, perché altrimenti i nostri interrogatori cominciano ad assomigliare a degli altri interrogatori. No. Beh! Mi siete cavato di soddisfazione per il giornale. Poco da ridere. Cosa sapete voi? Silenzio lei anche. Anche lei silenzio. Silenzio. So comunque, e mi riferisco solo al periodo di comando di Wirth e Hering, che venivano deportati tutti gli ebrei racimolati nella zona e partigiani, ad eccezione di quelli che venivano condannati a morte. Le esecuzioni di tale persone avvenivano nella risiera a mezzo di impiccagione, dice lei. Ma sa, signora, che Oberhauser ha detto che venivano gassati? Ma ben pochi, forse 5-6. So che sono rimasti in risiera. Lei sa se questi che furono uccisi furono sotterrati oppure... No, questo non so. Non lo sa. Non lo sa se c'era là una graticola che serviva per bruciare le salme? Sì. Perché noi le garantiamo ma che c'era, l'hanno detto molti altri testi. Una semplice
Caldaia di riscaldamento. Una semplice caldaia di riscaldamento? Una semplice caldaia di riscaldamento. E l'ho visto io. Perché io ero l'ultima di uscire di questo ambiente. E lei era sempre là, come l'ho vista la prima volta e così l'ho vista l'ultima. Una semplice... Non c'era un forno, c'era una semplice caldaia di riscaldamento. No, posso giurare che noi eravamo... Passa a meno che ripeto il giuramento. Dentro l'aula del tribunale noi potremmo vedere sia il pubblico che seguiva con le lacrime agli occhi questo processo e sia i testimoni che venivano portati alla sbarra davanti ai giudici per testimoniare e per dire qual era stato il loro comportamento e quali erano state le loro sofferenze. Perché fu arrestata sua sorella?